Bentornati a tutti sul canale. Oggi andiamo a realizzare tramite Visual Studio 2022 un'interfaccia grafica per accendere, tramite due pulsanti, per accendere e spegnere un LED su Arduino. Utilizzeremo la programmazione in C Sharp. Ok, seguitemi nel video e andiamo a vedere tutti i passaggi da effettuare. Allora, colleghiamo Arduino. Io qua ho Arduino 1, impostiamo Arduino 1 sulla COM. A me mi dà la COM 6. Ricordatevi il numero della COM della porta. Impostiamo il pin 13 per far lampeggiare il LED che troviamo all'interno di Arduino. Impostiamo il LED come uscita. E iniziamo con un serial begin 2006, la comunicazione seriale della porta. Poi andiamo a scrivere nel loop un if, un char, comando che legge il carattere inviato, e se andiamo a inserire il carattere A, accendiamo il LED pin in high alto. Se inseriamo il carattere S, lui si spegne. Quindi proviamo a mandare su Arduino. Ok, apriamo il serial monitor e scriviamo la lettera A. E il LED si è acceso. Scriviamo la lettera S, il LED si spegne. A acceso, S spento. Apriamo Microsoft Visual Studio 2022. Creiamo un nuovo progetto. In cerca modelli scriviamo applicazione windowsform.net. In C Sharp e facciamo avanti. Gli diamo un nome al progetto, lo chiamiamo on off crea, e aspettiamo che il programma apra la finestra. Ok, troviamo il form che sarebbe la finestra. Aspettiamo che finisce di caricare. Ecco qua. Questa è la finestra. E andiamo a inserire. Ho qui la casella degli strumenti. Se casomai non lo trovate, potete andare in strumenti. No, visualizza casella degli strumenti. O semplicemente premendo Ctrl Alt X. Allora, inseriamo un bottone. Sulla destra troviamo la proprietà. In fondo, text, selezioniamo button 1 e scriviamo on invio. Abbiamo fatto il pulsante di on accensione. Premiamo un altro pulsante, lo mettiamo giù, sempre sulla proprietà, su button 2 scriviamo off invio. Quindi abbiamo un pulsante per accendere, un pulsante per spegnere il LED. Adesso in cerca scriviamo panel, mettiamo, lo spostiamo, lo mettiamo al centro. Possiamo fare anche un po' più piccolo, ecco così, che lasciamo, mettiamo sempre su, allora, su proprietà, mettiamo grigio, off rimane grigio, on accendiamo. Adesso premiamo due volte
sul form e si apre dove possiamo inserire i codici di programmazione. Dove troviamo gli using, aggiungiamo using system io ports ingresso uscita. Torniamo al forms e sempre su forms 1 andiamo a inserire dopo form 1 form dentro la parentesi graffa la comunicazione seriale che la mia è la com 6, sempre comunicazione 9006 in base alla porta che avete collegato Arduino, altrimenti non riusciamo a comunicare. Dopo inizializzate component inseriamo my serial port open, questo serve per aprire la comunicazione seriale. Torniamo al form e clicchiamo due volte sul pulsante click 1 sul primo bottone. Qua dentro il codice di comando del bottone inseriamo un se, un if, che se premiamo write a, accendiamo il led e troviamo sul pannello 1 un black color green, si accende il pannello di colore verde. Se riesco a zoomare un po' di più così le vedete meglio. Sempre dal form clicchiamo sul pulsante off e troviamo dove possiamo inserire il codice per il secondo pulsante e mettiamo un altro if che se premiamo S il led si spegne sempre tramite la porta seriale e in più il nostro panel 1 diventa grigio. Inseriamo nel nostro codice anche una protezione con la chiusura della porta seriale in modo tale che non si blocchi quando chiudiamo l'applicazione o il form. Lo inseriamo qua. Chiude la porta seriale alla chiusura del form. Chiude la porta in modo pulito. Ok, proviamo a mandare in esecuzione e vediamo. Questo è tutto il codice. Questo è il progetto. E mandiamo in esecuzione. Ok, il form si è aperto. Vi ricordo che per farlo funzionare dovete chiudere la seriale su Arduino, altrimenti non funziona. Ok, adesso premendo on si dovrebbe accendere il led e si accende il led e diventa verde anche il nostro pannello panel 1. Se facciamo off si spegne il pannello e spegne anche il led. On off on off on off. Pare che comunica perfettamente. Sto andando veloce. Sto usando il led che su Arduino, altrimenti possiamo usare anche un led sulla porta numero 13. Aspettate un attimo se lo trovo. Ecco qua. Lo ce lo metto su 13 e GND. Ok, si è acceso. Off, on, off, on. Abbiamo un riscontro sia sul computer che su Arduino. Possiamo cambiare, qua possiamo diminuire e aumentare il formato della nostra finestra. Possiamo cambiare il nome di Form 1 in alto a sinistra, selezioniamo tutto e in basso a destra nelle proprietà
Qua troviamo Form 1. Possiamo scrivere il nome del programma che ci piace. Mettiamo on, off. Prendiamo invio e troviamo on, off. Possiamo creare un eseguibile, senza ogni volta aprire il programma. Facciamo compilazione, compila soluzione. Questo ci ha creato un file eseguibile che troviamo nella cartella bin della nostra del nostro file, dove abbiamo salvato il file. Difatti, se seguite, io ce l'ho nel documento dei progetti Visual Studio, on off bin debug. Nel debug troviamo la nostra applicazione on off. Difatti adesso se io premo due volte, ecco qua, troviamo il nostro programma che accendiamo e spegniamo. Possiamo usare quante volte vogliamo. Abbiamo visto come collegare Arduino al computer e farlo comunicare. Abbiamo creato una finestra dove possiamo accendere e spegnere il LED e in più abbiamo sulla finestra direttamente abbiamo creato un pannello che ci indica se è acceso verde o che è spento grigio il nostro LED. Ok, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettermi un mi piace e ci vediamo alla prossima.